Siete veramente riusciti a fare un capolavoro, perché avete trasformato una profilassi, l'avete trasformata in una guerra. Avete fatto passare dei genitori preoccupati come se fossero dei genitori scriteriati o degli incapaci, quando in realtà credo che l'aspetto più significativo che nessuno può negare è che un genitore per il proprio figlio vuole il meglio. Avete trasformato il buon senso che guida i genitori nella cura dei propri figli, lo avete trasformato in un radicale, continuo, fermo dissenso. Ora, io credo che sia veramente ridicolo che questa, che è un'aula legislativa, si trasformi in una piattaforma di dibattito scientifico. Io credo, e non voglio entrare in questo merito, io credo che ci siano due principi nella ricerca e nella medicina. Il primo principio è quello socratico: io so di non sapere, e la ricerca parte sempre da questo presupposto, e qualunque posizione autoreferenziale è una posizione che porta al fallimento della ricerca. E l'altro principio della medicina è che ogni individuo ha una specificità. Ogni individuo, soprattutto ogni bambino, ha diritto a un'attenzione specifica e individuale. Ora, l'automatismo di questo decreto, l'impatto, la violenza, l'aggressività dell'obbligatorietà, delle sanzioni, i modi stessi di disporsi delle sanzioni, sono tutto fuorché il riconoscimento del so di non sapere, e mando avanti la ricerca e investo nella ricerca e sono attenta alla specificità della salute di ogni bambino e quindi al rispetto di chi se ne prende cura. È un modo di sostituirsi brutale ai genitori, degno di un qualche ventennio, ed è un modo da rigettare. Quello che io ho sentito in quest'aula, l'alleanza medico-paziente, che è stata tanto invocata e che viene sempre invocata, casualmente viene sempre invocata quando si vuole rigettare sul paziente la responsabilità della sua cura in termini di spesa, qui viene negata. Un'impostazione arrogante che viene imposta da un governo che pretenderebbe di avere l'autorevolezza e la credibilità per farle, evidentemente non le ha. E non le ha non solo per questo provvedimento, non le ha per una lunga teoria di provvedimenti, non le ha, e la reazione è una reazione negativa. E questo produrrà un contenzioso. Io che sono in Commissione Giustizia, che osservo tutto il danno che deriva dall'aumento del contenzioso, vorrei che poi ci si ricordasse da dove ha origine il contenzioso, ha origine anche da questo. C'è un aspetto che io trovo, un altro aspetto che trovo particolarmente importante da dire oggi che abbiamo l'ascolto di tante persone, ed è un aspetto che riguarda strettamente il procedimento legislativo, perché ancora una volta, e in modo anche grave e particolarmente opaco, abbiamo assistito al potere di veto che viene consentito alla Commissione Bilancio. La Commissione Bilancio ha avuto un atteggiamento molto particolare rispetto a questo provvedimento, perché ha raso completamente al suolo le proposte delle opposizioni, opposizioni molto trasversali, con delle osservazioni non motivate e senza alcuna trasparenza, perché quando si mette un veto di eccesso di spesa su una proposta di riduzione del numero di vaccinazioni obbligatorie, si perde anche lì ogni credibilità. Quindi una Commissione Bilancio poco trasparente, un veto sulla spesa, una mancanza di attenzione evidentemente anche per il contenuto degli emendamenti, che ci fanno capire come il procedimento legislativo, tutta l'attività legislativa, non solo non sia un'attività che è veramente
consapevole delle necessità anche della cura della salute dei bambini, che teoricamente dovrebbe avere un qualunque margine, ma che viene comunque manovrato in un qualche modo attraverso l'impossibilità dei senatori di esprimersi per via di un blocco che viene posto da altra commissione, ripeto, in modo non trasparente. Sulla scuola, poi, spero che avremo modo di tornare su quanto è stato fatto sulla scuola, perché in questo decreto, dovete sapere, ci sarà la proposta della modifica, proposta fatta in commissione, della modifica del titolo del decreto, perché in questo decreto, che secondo la nostra Costituzione dovrebbe avere caratteristiche di omogeneità e di omogeneità di materie e di urgenza, sono stati inseriti degli elementi che hanno costretto la relatrice a chiedere la modifica del titolo. Spero che avremo la possibilità, durante la votazione degli emendamenti, di entrare anche nel merito di queste particolarità che sono state inserite. Grazie, signora Presidente.